Licenziato il bilancio in commissione. Dibattito sulla finanziaria. Delegazione dei presidenti delle province. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 28 gennaio, il Consiglio regionale ha ricordato Fernando Vera, consigliere nelle prime legislature, scomparso il 5 dicembre scorso a Torino all'età di 84 anni, e ha osservato un minuto di silenzio in ricordo della Shoah. L'Assemblea ha poi svolto un ampio dibattito sul disegno di legge finanziaria per il 2014. In primo piano. La prima commissione del Consiglio regionale ha licenziato a maggioranza e con emendamenti il bilancio di previsione per il 2014. Le opposizioni non hanno partecipato al voto. Il documento è ora all'esame dell'Assemblea legislativa. Fra le principali criticità emerse, l'ammontare degli stanziamenti per le politiche socio-assistenziali. Il Consiglio regionale, nella seduta del 28 gennaio, ha svolto un acceso dibattito sul disegno di legge finanziaria per il 2014. Numerosi gli interventi della maggioranza e delle opposizioni sulle materie ritenute indifferibili e urgenti. Durante una pausa dei lavori, la conferenza dei capigruppo ha deciso di convocare il Consiglio il 30 e il 31 gennaio per proseguire l'esame della manovra finanziaria. L'Ufficio di Presidenza e i Capigruppo hanno ricevuto una delegazione dei presidenti delle province piemontesi. L'incontro è stato incentrato sulla determinazione dei trasferimenti regionali alle province in sede di formazione della legge regionale finanziaria e di bilancio per l'anno 2014, con la presentazione di alcuni emendamenti da parte degli enti locali. In breve. Il difensore civico della Regione Piemonte, Antonio Caputo, e il presidente del Comitato regionale per le comunicazioni, Bruno Geraci, hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti per mettere in relazione i rispettivi uffici nella direzione di una cooperazione intesa a rafforzare la tutela dei diritti dei cittadini. A Palazzo Lascaris sono stati consegnati i premi San Giovanni 2013 della Associazione Piemonteisa, riconoscimenti a chi ha reso grande il Piemonte nel mondo. Con il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e le tradizionali maschere Gianduia e Giacometta sono intervenuti diversi gruppi folcloristici piemontesi.